Buongiorno intanto. Allora, oggi siamo qui per intitolare una strada, una delle migliori strade di Ragusa alla, no, sto scherzando, una strada del territorio di Ragusa al professore Salvatore Di Martino, già professore del liceo classico, preside poi del liceo scientifico. Una figura che sicuramente ha lasciato un segno nella comunità ragusana, possiamo dirlo a ragion veduta, possiamo dirlo perché le testimonianze di tutti coloro che l'hanno conosciuto, che sono stati onorati di averlo come insegnante e poi come preside, diciamo che sono testimonianze univoche di una persona di altri tempi, una persona elegante, rispettosa, nello stesso tempo autorevole, che si faceva rispettare, diciamo che la sua presenza si notava. E io non lo ricordo bene perché lui è venuto a mancare molto presto, e naturalmente l'ho conosciuto tramite i figli, possiamo dire così. E io penso che oggi il professore, il preside Di Martino, intanto sarebbe contento di vedere tutta questa gente qui, tutti questi amici, gente che l'ho avuto come insegnante, che l'ho avuto come amico, e soprattutto di vedere qui i suoi figli insieme, la sua famiglia, i suoi nipoti, sarebbe fiero di questo, e quindi voi dovete essere contenti di questo. Questi ragazzi con la personalità così debordante che sicuramente lo ricorderanno con grande affetto. No, è un bel momento, perché sono quei momenti in cui la comunità, diciamo, si riunisce per celebrare persone che hanno lasciato un segno, che hanno rappresentato qualcosa. Ha lasciato tanto il professore Di Martino, il preside Di Martino, era giusto ricordarlo quando si passerà da questa strada così frequentata in futuro. No, ma bene, strada, sì. Diciamo, si ricorderà il suo nome, si vedrà il suo nome, si verrà apposta anche magari soltanto per questo, perché è giusto così, e quindi è una strada comunque di una frazione che è in espansione, qui siamo vicini al mare, penso che anche questo magari avrebbe fatto anche piacere, chi lo sa. È il simbolo che conta sicuramente, il preside Di Martino rimane da oggi in poi anche attraverso una testimonianza che la città ha voluto tributargli, ecco, questa era l'unica cosa che mi sentivo di dire, quindi grazie a tutti gli intervenuti e un saluto affettuoso ai familiari, ovviamente con cui sono legato particolarmente per ovvi motivi. Grazie mille, c'è anche il consigliere Di Martino, ciao mille, non posso. E quindi adesso i familiari, i figli. Purtroppo il tempo passa, è chiaro. Da più meno, vicino, lontano. Ma tu sei il piccolo Michelangelo. Ma qua sono alunni, fai per capire io. Sì. Alunni. Passate la mano agli alunni del corso di Martino. Alunni. Pure voi. Pure tu, Giovanni. Volevo ringraziarvi tutti perché dopo 45 anni dalla sua dipartita essere qui oggi è veramente un bellissimo ricordo. Oggi è il momento che dai nostri cuori, in cui è rimasto per tanto tempo, diciamo così, lo celebriamo pubblicamente. Lo facciamo, oserei dire, un attimino a rivivere, rinascere. Non è il giorno per me dei ricordi personali, ma volevo leggervi questa lettera, alcuni l'avrete letta magari sui giornali online, che ho scritto, e la cosa bella è che quello che c'è scritto io non l'ho vissuto, perché l'ho scritto in base a quello che tanti di voi, incontrandomi in questi 20-25 anni, mi hanno raccontato. Caro papà, è veramente strano scriverti dopo 45... Si sente? Sì. Dopo 45 anni che sei volato via in un cupo giorno d'inverno a Pavia. L'occasione me la dà il fatto che stiamo per intitolarti una via in virtù del formatore educatore che sei stato, prevalentemente come professore di lettere e poi anche come preside. Ho preso l'iniziativa di fare questa richiesta di intitolazione, spinto dai racconti e dai ricordi che i tuoi ex alunni, più o meno anziani, più o meno bravi, più o meno studiosi, mi hanno fatto in questi lunghi anni in ogni occasione di incontro.
ricordano l'ironia dei primi minuti di lezione, riservata ai più mastrisi, termine usato da uno di voi. Se la prendeva sempre con quelli più in vista, diciamo così, più... O il lunedì mattina, riservata all'Inter, si aveva vinto, altrimenti non si parlava di calcio. Per poi passare con un colpetto al sigaro tanto amato e col cambio di sguardo alla lezione. E allora i loro ricordi vanno alla tua recitazione della Divina Commedia, a loro dire drammatica, intensa, commovente ed emozionante. Sono parole vostre. Che peccato non avervi mai assistito. Ci hai lasciato insegnamenti e valori che vivono in noi, che hai formato, ancora dopo tanti anni, quali la rettitudine, la coerenza, la libertà intellettuale e di pensiero, la disponibilità verso gli altri e soprattutto verso i più umili. Ricordo il giorno del tuo funerale alla chiesa di San Giovanni Stracolma, con la gente che versava lacrime sincere, a testimonianza di quanto fossi ben voluto, pur non essendo tu dispensatore né di potere né di elargizioni. Ho avuto poco tempo per abbeverarmi alla tua pozza, anche perché ho capito che tu mi hai sempre stimolato ad avere la mia di pozza. Pochissimo ti intromettevi nelle mie cose. Grazie di tutto, papà, perché in poco più di 17 anni mi hai formato e preparato alla vita. Tutti noi presenti ti mandiamo un bacio in cielo, insieme a chi non è potuto venire pur volendoti bene. Un giorno ci rivedremo. Ciao, Michelangelo. Io prendo i ringraziamenti a tutti voi e alle persone che eventualmente sono riuscite a venire, nel senso a Michelangelo. Volevo farne uno a Michelangelo perché ha preso questa iniziativa ed è l'amico suo che oggi sono qua comunque. Quindi innanzitutto grazie anche a lui. Volevo rimettermi a quello che diceva Peppe sull'espansione, avrebbe fatto piacere verso il mare, perché magari qualcuno di voi, dei più grandi, si ricorderà che lui durante l'estate viaggiava sempre, lo chiamavano Nuvola Bianca, perché dentro fumava dentro la macchina, quindi quando arrivava a Ragusa era noto perché c'era proprio dentro una nuvola dentro la sua macchina. Magari qualcuno, questa è una cosa che qualcuno di voi mi ha raccontato, perché come dice Michelangelo, noi siamo cresciuti, io ancora di più perché ero più piccolo, nei racconti che tutti voi, soprattutto quando capitava, ci offriva, e quindi abbiamo costruito la nostra percezione su questo. Mi fermo, e solo una cosa in più, potete dire quella che diceva Michelangelo alla fine. La caratteristica di che io ricordo e che ho apprezzato ora, che sono genitore, era il suo esserci sempre, quando serviva. Non era una presenza ingombrante, però quando serviva lui c'era. E questa cosa qui l'ho apprezzata e l'ho capita quando poi sono diventato scrittore. Ed è quello che io non riesco sempre, ma vorrei fare. Ed è una roba che oggi è il termine più utilizzato, viene detta capacità d'ascolto, cioè riuscire a essere presenti e a fornire supporto, ma il supporto che la persona ti chiede, non quello che tu dai, esattamente come diceva Michelangelo, di non indirizzare sulla tua strada, ma lasciando libero il percorso. Ed è probabilmente la cosa che lui faceva, ha fatto Michelangelo, che avrebbe fatto con me, per me non con me, l'ha fatto per me, probabilmente l'ha fatto con tutti voi, se vi ha lasciato questo indirizzo. Penso che quello che ha detto Michelangelo comunque lo rappresenti bene, spero che questa piccola cosa possa trovare d'accordo su questa visione. Ringrazio anche Peppe per questa occasione. Grazie a tutti. Ringraziamo naturalmente.